Sì. Beh, dalla simmetria con l'esempio di sferica metrica statica. statica e abbiamo calcolato da quell'equazione di quella sopra, abbiamo calcolato i coefficienti g di K, giusto? Sì. Tutti i 16 coefficienti K. Poi abbiamo fatto l'ipotesi, mi sembra, no? Non abbiamo fatto delle ipotesi su cosa dovevano essere. No, le ipotesi le abbiamo fatte prima, quando abbiamo detto che doveva essere una metrica statica. Statica. E E bastava solo quell'ipotesi lì e poi vabbè la doveva simmetria. annullarsi un'equazione, giusto? Io mi ricordo che eravamo arrivati al fatto che il tensore di Einstein comprendeva la descrizione delle differenze di livello tra i tre tensori, Sì. diciamo che possono. Sembra che Sì, eravamo. ma non è questo il notebook della volta scorsa. Questo è il proseguimento. Stavo cercando di ricordare quello che avevamo fatto. Avevamo parlato del tensore di Einstein e avevamo detto che bisogna la Abbiamo differenza tra. seguito il percorso che ha fatto Schwarzschild per risolvere, sotto l'ipotesi di spazio-tempo statico, l'equazione di Einstein. Quindi c'è L'equazione di Einstein in bisogno prossimità di un buco nero, in tutto lo in spazio, tutto lo fuori spazio, dalla massa, fuori dalla massa. cioè in realtà lì c'è un universo con una sola stella e poi all'infinito. Stella che peraltro non ruota, no? Giusto? Sì. Perché deve essere statica. Comunque, ci capiterà di nuovo, cioè, vuol dire, ancora non abbiamo l'equazione di campo, quindi era soltanto una cosa. Allora, proseguiamo normalmente così? Per me è bene, non so. Sì. Allora, questo per ricordarvelo è prendere un DS quadro che è la metrica di Minkowski. E applicarla al caso rotante. Allora viene fuori che il coefficiente che sta davanti al VT quadro non è più il C quadro, quindi intanto la velocità della luce non è più una costante. Però questo lo vedremo meglio più avanti. E in più c'è il fatto che la metrica non è una metrica diagonalizzata, no? Perché c'è questa Che parte qui. produttivo. Omega cos'era? È la Si velocità di rotazione, chiama omega. Velocità l'abbiamo chiamata omega, grande. di rotazione di cosa? Di Allora, chi si prima muove? abbiamo un sistema inerziale, poi in questo sistema inerziale c'è una piattaforma che ruota rispetto all'asse Z del sistema inerziale e quindi è il piano XY che sta ruotando. E allora ci mettiamo nel sistema rotante per vedere come si esprime la metrica. E la metrica si esprime in questo modo e si vede che questa Questo mi era metrica. completamente sfuggito. Com'è che era sfuggito? No, beh, però quello lo stiamo facendo adesso. L'altra volta non l'avevamo accennato Allora, alla sentite, metrica di un sistema partiamo da qua rotante. così, con calma. Campi di gravitazione e meccanica relativistica, va bene? Ok, Rifacciamo quello che abbiamo. arrivederci. La proprietà. Anzi, scusa, No, no. mi ero perso in un buco nero. L'avevamo già fatto quel primo pezzo lì. Ci avevamo già accennato al caso di un. No, forse. No, lui c'è sempre stato. C'è sempre stato, Sì, era lui che non ma c'era io che ero stato. mancato, però avevamo poi fatto questo qua. Questo theta è una velocità. Quale teta? Dov'è? Omega, scusa. Velocità angolare. Beh, adesso Velocità. Vabbè, guarda. Allora, campi di gravitazione. scusa, la settimana scorsa avevamo fatto quello con la velocità angolare. No, Mi sembrava no. così. Ah, ecco. Sbaglio. No, no, non ti fai, solo per me era No, sto vero. andando a prendere cosa abbiamo Mi fatto. sembrava che avessimo fatto la roba che non c'erano velocità, non c'era niente che E rotasse. infatti no, ma infatti non c'era. Avevamo fatto le coordinate cilindriche sferiche perché ci veniva buono, quindi avevamo visto alcune cose. Abbiamo analizzato come si costruisce la metrica isotropa statica. Quindi non c'era un Non movimento c'era di un rotazione, movimento, però c'era una simmetria rotazionale, questo c'era una sì. simmetria, ma non c'era una rotazione statica, No, quello mi ricordavo. non stiamo guardando No, che ci fosse una simmetria sferica, sicuramente Ok. sì. Ok. Allora. Invece qua questa roba ha da rotare. Sì. No, no, aspetta, aspetta. La proprietà fondamentale dei campi gravitazionali, che tutti i corpi si muovono nello stesso modo, vale. Oltre che in meccanica non relativistica, anche in meccanica relativistica.
Di conseguenza, l'analogia tra campi di gravitazione e riferimenti non inerziali sussiste a maggior ragione. Quindi, cioè, si sta dicendo che il principio di equivalenza scoperto da Einstein vale sia in meccanica non relativistica che in meccanica relativistica. Cioè, meccanica non relativistica, quella classica razionale. Dunque, è naturale nello studio dei campi di gravitazione e meccanica relativistica partire proprio da questa analogia, il principio di equivalenza di Einstein. Adesso vediamolo applicato. In un riferimento di inerzia rapportato a coordinate spaziali cartesiane, l'intervallo spazio-temporale ds è determinato dalla formula che conosciamo già, ds quadro uguale c quadro di t quadro meno di x quadro meno di y quadro meno di z quadro. Quando si passa ad un altro sistema di riferimento di inerzia, cioè inerziale, per fare questo passaggio usiamo le trasformazioni di Einstein-Lorentz. Tramite le trasformazioni di Einstein-Lorentz si ha che l'espressione dell'intervallo spazio-temporale rimane invariante, non ne viene inficiata, perché passiamo da un sistema inerziale a un altro sistema inerziale. Ma se si passa ad un riferimento non inerziale, ds quadro esiste lo stesso, ma non è più la somma algebrica dei quadrati dei differenziali delle quattro coordinate spazio-temporali. Qui questa metrica, se la mettete sotto forma di una matrice, è una matrice diagonale. Sì. Ecco, nel caso di un sistema non inerziale succede che la matrice non diagonale, cioè che la matrice diagonale che avrebbe degli zeri nelle parti non diagonali, quegli zeri non ci sono più e quindi diventa una matrice non diagonale, perché gli elementi non diagonali sono diversi da zero. Perciò, per il fatto che non è la somma di quadrati e di differenziali, quando si passa ad un sistema di coordinate in rotazione uniforme, ecco, questo passaggio sono le equazioni di trasformazione. Queste equazioni di trasformazione non sono trasformazioni di No, Einstein-Lorentz. sono in una situazione normale. Beh, non proprio normali, sono sempre relativistiche, perché stiamo passando da uno spazio-tempo a un altro spazio-tempo. Quindi c'è una situazione quadridimensionale. Qui però le trasformazioni sono tre spaziali, regolate dal tempo, però questo è il modo più intuitivo per passare dalla situazione non rotazionale a quella rotazionale. Va bene? E non mi hai messo un T uguale del primo da qualche parte. Allora, per fare le trasformazioni da uno spazio-tempo all'altro, dobbiamo trasformare tutte e quattro le coordinate, quindi anche quella temporale. Ma qui non stiamo mettendo in evidenza come sarà l'equazione di trasformazione del tempo da quello inerziale a quello non inerziale, perché? Perché non ci interessa. In quanto non stiamo analizzando e dire come si fa a passare da uno spazio-tempo a un altro spazio-tempo, stiamo guardando che passando da uno spazio-tempo inerziale a uno non inerziale, già la parte spaziale provoca questa situazione qui. E quindi questa situazione qui, siccome non è cancellabile, ci basta per capire che quando passiamo a uno spazio-tempo non inerziale, non otteniamo il ds quadro in una forma diagonale. Poi non andiamo più avanti ad analizzare questo, perché siamo Già una senza differenza strumenti. strutturale. Quindi non stiamo analizzando adesso cosa succede quando ruota tutto. Calma, prima dobbiamo fare tutte le trasformazioni generali, cioè costruire tutto. Questo è servito soltanto a noi e ad Einstein quando lo scoprì, a capire che invece di stare su questo ds quadro, questo, deve andare su questo per poter fare il ragionamento generale, Ok, capito? questo va bene. Quindi quello serviva solo a quel fatto lì. Allora mi chiaro. Volevo chiederti una cosa, ma il fatto che passiamo da un sistema inerziale a uno non inerziale e diciamo che scegliamo un sistema di coordinate in rotazione uniforme, è Beh, perché quello è l'unico modo di no. passare. Allora, Ah, un capito? sistema in rotazione è chiaramente un sistema non inerziale, già nell'esperienza newtoniana. Sì. E quindi. Ma è, come dire, è la via principale o è uno dei modi per passare? No, chiedo solo per capire il quadro. Allora, di sistema non inerziali ce ne sono quanti? Infiniti. E quindi qualunque situazione
che non sia quella inerziale. È solo per una, come dire, una esemplarità intuitiva che scegliamo quello rotazionale No, che come la esempio, come rotazione schema. è la cosa più semplice, non più semplice perché anche lei Sì, è più complicata, più immediata. immediata nell'esperienza, no? Una cosa Ok. che ruota Sì, no, subito è sono più o fuori meno da d'accordo, eh. l'ambiente inerziale. Certo. Infatti, vedete, qualunque sia la legge di trasformazione del tempo che non è stata messa esplicita, questa espressione non può essere ridotta ad una somma algebrica di quadrati e dei differenziali delle quattro coordinate spazio-temporali. E la pigliamo la palla al balzo. Di conseguenza, in un riferimento non inerziale, quale? Qualsiasi, non quello legato soltanto alla rotazione. Sì. Quindi, qualsiasi. Il quadrato dell'intervallo spazio-temporale è una forma quadratica generale dei differenziali delle coordinate spazio-temporali, ovvero dobbiamo scriverla per forza così, in cui questa GIK è quella famosa matrice, come abbiamo visto prima per la metrica, qui no? La matrice com'è fatta? C quadro nel posto 0, 0, no? Oppure se stiamo legando C e T insieme possiamo dire più 1. Meno 1, meno 1, meno 1 e tutti gli altri posti 0. Questa è la matrice che si chiama proprio matrice di Minkowski, dello spazio-tempo di Minkowski, cioè quella lì della relatività ristretta. Ora, questa matrice che in letteratura viene chiamata eta alfa mu, eta alfa beta, quello che volete voi, oppure eta i k, diventa la gik quando la generalizzate, cioè quando quegli zeri gli mettete qualcosa. Va bene? Quindi Perfetto. questa GIK cos'è? È l'oggetto in cui c'è certamente una diagonale riempita di valori, ma anche gli altri posti saranno riempiti di valori diversi da zero. Allora, il modo più importante per gestire una roba così è quello di usare il calcolo che hanno scoperto Ricci, Furbastro e Levi Civita, e quindi la GIK diventa l'oggetto di questo studio. Adesso vediamo chi cavolo è sto GIK. Allora, quindi il modo più generale per individuare il quadrato dell'intervallo spazio-temporale è quello di scrivere che ds quadro è uguale a una contrazione del prodotto di un tensore del secondo ordine per due vettori del primo ordine. La vedete? Il tensore del secondo ordine è GIK, scritto in forma covariante, e i vettori del primo ordine sono dxi e dxk, che sono i differenziali dell'evento. Quindi delle coordinate spazio-temporali, su due ordinamenti, perché così abbiamo tutta la varietà. Così abbiamo. Tutta la varietà, se manteniamo un solo indice, stiamo esplorando una sola varietà, no? Con due indici ne esploriamo due. Proviamo la stessa due volte in questo caso. Però ne esploriamo due, perché non c'è più, come dire, sincronicità, no, un sincronismo nel senso che, Simultaneità. sì, ma non rispetto al tempo, nel senso che come i varia, K non varia nello stesso modo di I, nel senso che quando I vale 0, K può valere 1, 2, 3, quindi no, sono Certo. slegati, quindi li abbiamo indipendenti. Quindi non è lo stesso. Scusa, lo so che a te piace dire lo stesso, no, sono due cose diverse. È sempre È chiaro che devi accoppiare in tutte le maniere possibili, lì. Ma non come però esigenza xi pratica. quando i è uguale a 0 e xk quando k è 0 rappresentano lo stesso caso fisico, questo volevo solo dire Certo, questo. quando passi alle componenti. Certo, quando passano i componenti Sì, ma quando devi dici dxi, non stai dicendo una componente. dire. La iesima, No, quindi. no, no, sì, se dici la iesima, stai dicendo una sola componente. Ecco, è questo passaggio che bisogna No, fare. perché c'è la È Sì, successo altre è volte. continuo. No, Allora, nel senso che c'è questa cosa. sì, ma Sì, no, infatti. è lo stesso, non c'è No, problema. ma bisogna ripeterlo. Allora, stai a sentire, è vero, quello che dici tu è vero, ma in questo modo stai guardando che l'oggetto scritto lì è un solo numero.
No, chi l'ha detto? Tu l'hai detto, io no, Dio mi guarda, Dio mi testimonia. Faccio che comincio a fare. Dio sta là. Non Visto so, che dispensa non mi sembra di bene. non farmi No, non deve. Vabbè, sentite, va bene, ci siamo capiti, ci siamo. in cui le G e K sono funzioni delle coordinate spaziali, e allora guardiamo il sottogruppo con l'intero, x1, x2, x3, ed è la coordinata temporale x0. Però così stiamo separando la parte spaziale dalla parte temporale, e quindi dobbiamo vedere tutto insieme. Perciò il sistema delle quattro coordinate spazio-temporali, x0, x1, x2, x3, è curvilineo. Qui nasce come un gatto sta parola curvilinea, perché? Allora, l'esempio più immediato è prendere una cosa che è dritta, le cartesiane, e trasformarle con la simmetria sferica in coordinate sferiche. E allora succede questo, che mentre la rho, la radiale, o la R, chiamiamola R, la radiale è dritta, perché parte dal polo e va dritta fino al punto, e quindi la DR, come processo incoativo, va dritto. Cosa dire incoativo? E incoativo vuol dire quando sta per cominciare e prosegue, perché il differenziale è un pezzettino di inizio, quindi deve avere la tendenza verso dove deve andare, ma naturalmente sta ancora dov'è. Sì, è una specie di inverso di un punto di accumulazione. Sì, non vi piace questa roba. Va bene, è No, diverso però è vedere bella. l'inverso di un punto di Allora, pensate a accumulazione. questo concetto qua. C'è il concetto Sì, dell'analisi non perché in un certo standard, senso che sono opposti i se lo concetti. prendete vi fa capire cos'è un differenziale, o meglio, un infinitesimo. Una quantità infinitesima, c'è tutto il processo di scrittura, limite, quella roba lì. Invece pensatela così. Una quantità infinitesima è una quantità diversa da zero, il cui quadrato è nullo. Mistero. No, 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 che mistero. vabbè. Pensate un po', quando è diverso da zero, il quadrato di una cosa diversa da zero è diverso da zero, anzi è positivo. Giusto? Invece, se gli date la proprietà che quando la guardate al quadrato, quella è nulla, avete in mano l'oggetto infinitesimo. Perché finché si presenta al primo grado, agisce. No? Quando però compare, lui deve comparire di secondo e più grado, sa nulla, quindi non c'è più. Il concetto è questo. Voi avete i No, numeri. no, No, io ho capito perfettamente, allora non sono d'accordo, ma fa niente, è meglio che non parli voi perché avete i numeri. non ho Ogni visto. numero, quando ce l'avete, è finito. Che sia un numero reale o quello che è, no? Giusto che è finito. Ora ci sono i numeri che hanno la proprietà di la legge di tricotomia. La legge di Tricotomia. Un numero reale o è negativo, o è nullo, o è positivo. E allora succede questo, quando avete i numeri nulli, hanno un solo rappresentativo, lo zero. Però quanti sono i numeri nulli? Infiniti. Quindi Dire, possono essere rappresentati. Cosa intendi dire che sono infiniti? Sì, cioè a me non è che dà fastidio questa cosa, però volevo capire in che senso dici che sono infiniti. Diciamo così, per esempio, se voi avete 7 unità e ne togliete 7, avete raggiunto lo 0. Se ne avete 3 e ne togliete 3, avete raggiunto lo 0. Se ne avete Cioè, i modi di 25, arrivare allo zero sono ecco. infiniti, Ora uno dice, ma questi ok. modi che c'entrano? Tanto lo Ma non 0 che non c'entra, è sono. solo per capirsi. No, ma sì, e invece i modi come tu vai allo 0 indicano che tu stai raggiungendo un numero nullo ed è tante modalità di raggiungere il numero Sì, nullo, quindi sì. hai una molteplicità.
di rappresentazioni del numero nullo. E questo non mi dà nessun problema. Può essere qualunque numero, può essere rappresentato così. No, perché qualunque numero alla fine lui ha una molteplicità cristallizzata, mentre invece quella dello zero è coincidente sempre con lo zero. Sì, provo ad andare avanti e arrivare al fatto del secondo Adesso il grado nostro problema è rispetto questo. all'infinitesimo. Ogni volta che piglio un numero diverso da zero, essendo diverso da zero, è un numero reale, punto e basta. Questo numero posso scegliere tra 0 e 1, no? Quindi lo piglio sempre più vicino allo zero. Chiaro che lo zero diventa punto di accumulazione di tutti questi numeri che sto scegliendo, no? Però ogni volta che scelgo il numero, lui non è mai zero. Prima di aver finito di scegliere tutti i numeri che non sono mai nulli, anzi, prima di raggiungere lo zero, ecco, esistono dei numeri che chiamiamo infinitesimi. Questi numeri infinitesimi o ce li rappresentiamo come processo o pensiamo che esistano proprio, attaccati lì allo zero. E quindi, man mano che io mi sto spostando e da un numero finito vado verso lo zero, poi incontro gli infinitesimi prima di raggiungere lo zero. Giusto? Non avete caldo. No, no, ho io capito, bisogna solo so di cosa stiamo capire parlando, capire se è più se rilevante pensare al processo e se è più rilevante pensare all'individuo, allora, che identificano, infatti, però storicamente nessuno ha pensato che esistessero gli infinitesimi come numeri ecco. identificati, no? E si è pensato al processo, infatti c'è stata la scoperta del processo di limite, il concetto, queste cose qua. Ok. Ma se adesso andiamo a vedere come se ci fossero, l'esserci dei numeri infinitesimi deve dargli una proprietà. Quale? Che loro, finché ci sono come numeri infinitesimi, ci sono. Quando loro devono apparire con la loro molteplicità, cioè il quadrato, Quadratica. o sopra, si annullano. E questo è il processo per il quale noi No, riusciamo in a questo modo hai una rappresentazione degli infinitesimi insieme ai numeri finiti. Ce l'hai lì. identificarli? Sì. Non mi piace, però. No, non sai bene come la No, no. penso io. Sì, alla fine tu mi stai semplicemente dicendo che il logaritmo di quel numero è troppo piccolo per che tu lo possa vedere, che il numero degli zeri si raddoppia. Vabbè, a me il fatto che si raddoppi il numero di zeri non mi mette nessun problema. È più semplice piccolo di prima, va bene, è ancora più piccolo. Cioè, questo fatto che allora si raddoppi il numero degli zeri, quando fai un quadrato di una roba che è più piccola di zero, a me non mi sconvolge tanto, a te invece ti fa apparire magicamente una cosa nuova. Per me non è una cosa nuova, è sempre la solita roba. Solo che con più zeri davanti, ma abbiamo già discusso su questo Sì. tema ampiamente. Sì. Allora, si può considerare che le g e k siano simmetriche negli indici i e k, e quindi dire che g e k è uguale a g e k i. Sì, ma scusa, ma allora in questo contesto ha un senso parlare di infinitesimi come individui che hanno delle proprietà singole, oppure come pensarli come processi, quindi come cioè, al di là delle, cioè, era solo per capire come era più funzionale a Allora, questo tipo di il concetto è discorso questo: quando vi serve pensare. pensarli come processo, pensateli come processo. Quando vi serve il mio modo, pensateli col mio modo. Fine. No, quindi in questo contesto qui è più, cioè tu li hai pensati in questo modo per Eh renderli sì, perché ti adeguati a. permette allora, se le cose ci sono, sono oggettive e le puoi manipolare, quindi sono fisiche. E Ok, quindi no, la il fisica. discrimine è quello lì. Sì, lo so, i fisici hanno sempre fatto così, i matematici sono sempre scritto da sempre, hanno sempre avuto questa. Ah, queste cose le scrivono così i fisici, poi i matematici le riprendono, le descrivono in maniera più complicata, il risultato è lo stesso, per cui buona la prima, per me, ecco. No, vabbè, sì, però. Tutte queste cose che possono essere dimostrate, possono anche essere dimostrate
con il processo non fa la vera differenza, in realtà, dal punto di vista del calcolo, che io sappia, giusto? Allora, quindi sono simmetriche. Questa proprietà di essere simmetriche implica molte cose, però adesso stiamo cominciando, quindi vabbè, è così. In cui sia G, K, sia G, KI hanno lo stesso fattore, no? Qui. Se qui scrivete il DS quadro, che ricordatevi è un invariante, e siete nell'ordinamento GIK, allora GIK di XI di XK. Invece se foste nell'ordinamento GKI dovreste scrivere DS quadro uguale GKI di XK di XI. Però per la parte del prodotto dei differenziali, quelli commutano, perché per adesso quei Un prodotti lì prodotto, commutano. ok. E allora questi li potete commutare e scrivere invece che come DXK di XI, come DXI di XK. E allora qui c'è GKI, ma il DS quadro deve essere lo stesso. Sì, ok, questo lo E capisco. quindi simmetriche. Nel caso generale si hanno in tutto 10 quantità GIK distinte. Perché 10? Perché in tutto sono 16, no? Ma siccome sono simmetriche, quelle che hanno lo stesso indice sono uguali, quindi 4 con indici identici e 4 per 3 diviso 2 uguale 6 con indici distinti. In un riferimento di inerzia in coordinate cartesiane spaziali, allora x1, x2, x3, che diciamo in modo tradizionale x, y, z, e temporale x0, che è visto come ct, le gik sono uguali a g00 uguale 1, g11 uguale a g22 uguale a g33 a meno 1, e le gik sono tutte uguali a 0 per il diverso da k. Questa è la famosa metrica di Minkowski. In questo ambito, i sistemi di coordinate spazio-temporali quadridimensionali con tali valori, i valori 4 di GK, sono detti galileiani. Dal principio di equivalenza sappiamo che i riferimenti non inerziali sono equivalenti a campi di forza. Di forza. Su qui non ci piove? In meccanica relativistica questi campi sono determinati dalle quantità GIK. Uno dice, ma com'è possibile? Beh, vedete, questa qui è la G00 di un campo rotante. Quindi abbiamo già la G00. Poi uno dice, vabbè, è la G11 e meno 1, come prima. La G22 meno 1, la G33 meno 1. E questa cos'è? O è la G01 o è la G10, che vale 2 omega y. E questa cos'è? È la G20 o la G02, tanto sono simmetriche, e vale meno 2 omega x. Quindi ci sono queste qui che sono diverse da 0, mentre invece nella 4 tutte erano diverse da, erano uguali a 0. Quindi il fatto che il DS quadro adesso abbia una metrica mutata ispirò Einstein a dire, ma allora quell'impressione di forza che sento in un sistema non inerziale è rappresentato dentro la variazione della metrica. Cioè nel fatto che la metrica da prima è passata a questa. Quindi quei valori lì della metrica mi stanno esprimendo in modo potenziale questo campo di forza. Cosa? E qua si dice un aspetto, diciamo, dinamico. Quale aspetto dinamico? La forza, dinamos, forza, Eh che sì, prima ma non c'era. Se questo qua è un salto questo. allora, diciamo la verità. Sì, perché adesso stiamo parlando, quando parliamo di forza siamo a livello fenomenologico. A livello di relatività, la forza è un concetto che è stato destrutturato, non esiste più Come forza, come sì. fatto unico. C'è come esperienza di un soggetto, chiamiamolo, beh, senziente, umano, ma dal punto di vista della struttura oggettiva, la forza non c'è più. Però resto di potenziale, resto nella Lagrangiana, quindi non è che non c'è proprio più. È vero, cioè la si Allora, non c'è più la vede. forza come concetto invariante. Quindi, quando emerge la relatività, emerge anche questa filosofia.
io tengo conto di più degli oggetti invarianti che di quelli non varianti, non invarianti, perché quelli non invarianti dipendono dal sistema di riferimento. Quindi è vero che per quello lì quella forza c'è, ma un altro osservatore non la vedrebbe e quindi, non essendo invariante, non la vedrebbe in quella forma lì, la vede in È un'altra o diverso, certo. anche nulla, capito? Quindi, allora le cose non invarianti sono di pertinenza non soggettiva, sì, soggettiva del sistema di È il riferimento, sistema. ma non Sì, soggettiva proprio, no. no? Quindi allora, come dire, si può creare o un rigorismo che dice, beh, non parliamo più di forza, oppure si parla di forza, ma devi sempre precisare in quel dato sistema di riferimento. Quindi diventa un concetto la forza, che non, mentre con Newton la forza era il toccasana che ti risolve tutto, Certo. ma sei sempre nello stesso sistema di riferimento, quello dello spazio assoluto. Adesso non più. Quindi anche il ragionamento di Newton è positivo, ma era riferito a un solo sistema di riferimento. Me la sono cavata. Proprio per il principio di equivalenza vale la stessa cosa per i campi di gravitazione concreti. Cioè, se adesso quello che per noi è un sistema di riferimento non inerziale, e allora il campo di forza, chiamiamolo fittizio se vuoi, dal punto di vista newtoniano, è regolato dalle G di K, allora Einstein dice, bene, ma allora siccome ogni campo di forza è equivalente a un campo di gravitazione, la G di K è quell'elemento potenziale che mi determina, che mi dice qualcosa sui campi di gravitazione e quindi fa questo passaggio interessante. Prima lega la metrica al fatto geometrico. Ed è fin qua che eravamo, giusto? Sì, direi di sì. Sì, ho detto una cosa che è contro La la tua mia volontà. impostazione. Ma no, ma dai, hai capito che cos'è che la sua No, no, ossessione? a me piace il fatto di Ma geometrizzare, ma sì, siccome la io mo. letteratura attuale dice che tutto quel che ha fatto Einstein è creare la geometrodinamica, che non è vero, Allora tu c'hai allora io ho il un tabù problema, del capito? No, non che termine. c'è un tabù. Sì, però rimane sempre, ogni volta devi chiarire quando è che introduci il fattore dinamico, perché non parlavo di dinamica prima. Sì, ma no, Perché no, io so che tu vuoi andare a la dire. relatività unifica la cinematica e la dinamica in un modo talmente inestricabile che Sì, non puoi più ma è distinguere. quello che ti sto chiedendo io. Ogni volta che fai questi saltarelli devono essere sottolineati con un Va bene. pennarello rosso. Proprio per il principio di Anche equivalenza, verde, vale la vabbè. stessa cosa per i campi di gravitazione concreti. Ogni campo gravitazionale risulta essere nient'altro che una modificazione della metrica dello spazio-tempo ed è determinato di conseguenza dalle quantità G di K. Ok, questa è la frase importante. Questa circostanza capitale Che significa c'è che scritto? le proprietà geometriche, però questo è quello che dice Landau geometriche, cioè meglio, che mette l'accento solo su geometriche, bisogna tenere presente le proprietà geometriche e le proprietà algebriche. Senti, posso Capito? dire una Sì? Prego. bestemmia? Non puoi usare il vecchio termine del vecchissimo Kant, puoi usare schema. Per dire cosa? Come sinonimo di geometriche, schematiche, No, cioè che no, no. No, spazializza ma non perché sai riduce. perché? Perché lo schema è una parola generica per dire una cosa che ha quello che ci interessa, ma non è definita bene la sua struttura. Invece la geometria è qualcosa che ha Però una. crea di rimbalzo, crea delle altre ambiguità. Lo so, però dal punto di vista matematico, quello che si deve Ah, sapere è che vabbè. c'è la geometria, l'algebra e poi. Cosa ci mettete a fianco come fondanti? Perché la matematica è divisa soltanto in tre partizioni. Geometria, algebra, no, Analisi, topologia. Ecco, ah. mettendo insieme queste si creano tutti i campi dell'analisi, della matematica. L'analisi è una parte della topologia, messa L'analisi è la parte della topologica. topologia messa insieme con. Ecco, una contaminazione di topologia, algebra. E alla fine anche un pezzo di geometria. Quindi E vabbè. allora metti topologiche che comprende No, perché le tutto. topologiche ormai sono ben definite quali sono, e
sono alcune, ma non sono tutte. Se tu hai soltanto la topologia, non hai tutta la fenomenologia ricostruita, sei ancora a livello di struttura, capito? Quindi va No, bene. va bene, c'è un grossissimo sottinteso in tutto questo, però io voglio fare in qualche maniera apparire, nel senso che noi abbiamo una visione geometrica delle cose, No, che no? no, no, non ce l'abbiamo. Io ho una Aspetta, visione scusa. geometrica delle cose, no? Quando per esempio si fa riferimento all'esperimento della deviazione della stella, l'idea è che noi abbiamo il nostro reticolo e la stella è spostata rispetto al nostro reticolo, in quanto lei, la luce, insegue l'altro reticolo che è quello generato dalla Aspetta un attimo. Sì, la stella, quella del no, il reticolo, 19. cos'è quello? La struttura reticolare che noi diamo a tutte le cose, ossia le immergiamo in un almeno ideale mondo cartesiano, giusto? Ed è risposta a quello che noi andiamo a vedere, che c'è un angolo di deflessione della luce. Ora tu stai dicendo, il reticolo nostro è fittizio perché la luce non se ne fotte di quello che pensiamo noi, la No, luce no, non curva. dissi che è fittizio, non dissi così. Dico fenomenologico, così la parola No, sì, fittizia ma lui sintetizza, cioè anche lui vale. capisce. Vai, vai. Quindi, e allora ci sono questi due, io li chiamo reticolo, due sistemi di riferimento, chiamo il cazzo di fare. Allora, qua noi stiamo cercando di dire, guardate che in realtà quello che conta è dove va la luce, e la luce piega perché c'è quella S quadro, quel DS quadro, per cui si creano delle geodetiche, eccetera, quindi lei segue le sue geodetiche, giusto? E che vuol dire? Che questo sistema, Perché la che è luce è in geometrico, caduta libera. certo, assume dentro di sé una dinamica, questo è il fatto. E in quel No, momento. no, questa è la visione newtoniana, porco cane, io la devo combattere. Non è Allora dimmi così. come Perché funziona. Ma no, ma sono fatti lui di di... termini. Secondo me stava spiegando in termini assolutamente generali e che ti andrebbero bene i concettuali. Tu invece certe volte ti si aggrappa delle. Ho messo le sopracciglia. Si aggrappa delle parole, ma non Ma io non mi aggrappo sono. alle parole, perché se lui dice dinamica... Ma l'ha detto in un contesto di discorso che secondo me è compatibilissimo con quello che sta. Sì, Si fa ma piegare la allora luce, chiamalo come ti diciamo pare. così, le proprietà geometriche dello spazio sono dinamiche, sei d'accordo? Così, vabbè, lo stavo cercando di dire. Va bene. Però questo è per mettersi d'accordo. Ma la verità strutturale è che non sono neppure dinamiche, perché la dinamica è il modo come vediamo noi esseri umani le cose. Ed è troppo fenomenologico dire dinamica, capisci cosa voglio dire? Non è questa la rivoluzione relativistica. Ma quando parli di geodetica, cosa intendi dire tu? Allora, la parola geodetica è strettamente legata alla geometria, no? Ecco, la parola geodetica è il modo di dire linea retta Sì. senza dire niente della struttura dello spazio, perché se dici linea retta, implicitamente stai già dicendo spazio piatto. No, stai parlando di una. Stai parlando, quando parli della DS quadro, in realtà stai parlando Ma ci sono due di un modi. minimo, capito? No, ci sono due, no, Sei in un no. settore Ascolta, ci variazionale. sono due modi di vedere il DS quadro. Il DS quadro c'è sia il modo che è la definizione di Euclide, che dice cos'è una retta. È quella cosa che giace su se stessa. E quindi il DS quadro, nella visione incurtiva, è proprio quel pezzo, quella roba che giace su se stessa. So che se lo spazio è curvo, giacendo su se stessa, segue la curva, cioè segue la geodetica. E l'altra visione è che tu puoi ottenere la geodetica minimizzando una certa quantità. Però questi due processi, no, per arrivare alla geodetica, vanno bene per quanto riguarda la fisica, quindi puoi usare o uno o l'altro, ma a certi livelli, per cui anche la fisica poi se ne accorge, ti porta a spazi diversi con proprietà diverse, topologiche, algebriche, geometriche. Quindi non dobbiamo vederli per forza equivalenti subito. Sono due modi che ognuno deve gestire come meglio può. Non avevo mai pensato al primo dei due che hai detto.
Infatti, definire la retta su se stesso, il però ti primo non è, consento. cioè, è legato alla geometria come lo dice Euclide, ma non è geometrico. Non è È di geometrico. tipo, come, uso quel termine incoativo, Incoativo, certo. cioè algebrico. È quello che dice lui che smonta il punto di accumulazione. Sì, Oppure con oppure. quella storia non standard, diciamo, di dire No, nel l'infinitesimo. senso induttivo matematico, Induttivo. processo Sì, che vabbè, costituisce, adesso però. il punto è questo. Ognuno di noi arriva da formazioni leggermente diverse, no? Quindi si porta dietro un bagaglio suo Sì. di elementi primordiali, no? Che poi, elaborati, ci fanno capire le cose che stiamo dicendo e ce le fanno Certo. coincidere. Però ricordatevi che la mappatura non è mai completamente identica. Sì, lo so, ma non dobbiamo dimenticarci mai di E io ogni essere. volta lo ribadisco, ma non per differenziarmi, solo per No, ricordarlo, certo. capito? Lo so. Poi è chiaro che possiamo dire, ma no, siamo d'accordo, è chiaro che è tutto così, però se siamo d'accordo allora, capito, non c'è più Pensate, alternativa. andai da un medico una volta e gli dissi: le spalle sono fatte con i piedi. Se avessero studiato le cose un po' meno, mai più facevano questo accrocchio qua con la cuffia del rotatorio. E lui mi rispose: sì. Ma da dove arriviamo noi? E appunto, il punto è questo, chi è Sì, che ha chi studiato è le che ha studiato spalle? le spalle? Ninguno. Lo so, e via, e io ho detto, vabbè, è così lo stesso per la prostata e tante altre cose, ma spendiamo un vero titolo. La teoria dei riferimenti non inerziali, equivalenti ai campi di gravitazione, edificata sulla base della relatività, si chiama relatività generale. Questa frase è bella, è di Landau, però nasconde delle cose. È stata scoperta da Einstein, che l'ha formulata definitivamente nel 1915, per dire il 25 novembre, ed è verosimilmente la più bella teoria fisica esistente. È estremamente notevole che Einstein abbia costruita per via puramente deduttiva, però ci ha lavorato per anni, nazionali, e che solamente dopo la sua scoperta sia stata confermata da osservazioni astronomiche da essa indicate. 3. Lo spostamento verso il rosso. Ah, quello lo sapevo. Eh sì, perché la frequenza della luce, se è vicina alla massa, cioè, per dire, allora, Non lo sapevo, non ci avevo un pensato. elemento che emette luce dal Sole, quando arriva sulla Terra, confrontato con lo stesso elemento che la emette sulla Terra, le frequenze Certo. hanno un decalage, no? Uno spostamento, dovuto al fatto che lì il tempo scorre in Il modo tempo è un modo diverso. diverso, certo. No, Cioè, no, più è sei quello. vicino a una massa, più il tempo è veloce. Più sei lontano da massa, più il tempo è lento. Il contrario della dilatazione dei tempi della relatività ristretta, no? Che più vai veloce, più il Sì. tempo va lento. Ah, quindi più sei vicino alla massa, più il tempo va veloce. Pensavo fosse esattamente converso, vero? Sì. No, il converso è quello della Sì, relatività ristretta. quello pensavo che Però fosse. lo conquisteremo questo concetto, quindi Sì, no, non. questo è certo, non si Però può. ne hai detto tre, quindi Le questo era altre due le ha uno. citate lui. Comunque, una è la deflessione dei raggi di una stella dal Ah, Sole, ancora e l'altra Mercurio. il perihelio di Mercurio, lo spostamento del perihelio. Che comunque le faremo anche con tutti quanti. Proprio come in meccanica non relativistica esiste una differenza radicale tra i campi di gravitazione concreti e i campi che hanno per equivalenti dei riferimenti non inerziali. Questo è Landau. Invece non è vero per Perché l'altra volta hai spiegato tutto il perché, adesso dici che non è vero. C'è una differenza radicale, perché quelli inerziali non hanno dei limiti, eccetera, eccetera. Infatti, ma Ah. adesso vi faccio notare perché potrebbe non essere vero. Quando si passa ad un riferimento non inerziale, la forma quadratica prende l'aspetto 3 che abbiamo visto col gk. Questo vuol dire che le quantità gk si deducono dai valori galileiani 4 con una trasformazione delle coordinate. Quindi qui vedete, Landau ci sta facendo il discorso del principio di equivalenza che vale in piccolo, a livello infinitesimo. Quindi prendi la metrica galileiana e gli aggiungi dei pezzetti che a livello galileiano o minkowskiano non lo vedi perché sono già a zero. Ma l'aggiunta vuol dire che stai arrivando al diverso da zero, no? Sì. Gli elementi di curvatura che li aggiungi.
Si possono dunque ritrovare i valori galileiani in tutto lo spazio-tempo tramite la trasformazione inversa. E questo è vero se la metrica è la metrica di Però uno spazio-tempo piatto. puoi giocare sporco, No, no, eh. è la metrica di uno spazio-tempo piatto, perché solo in questo caso, diciamo, è globale il fatto che qualunque punto dello spazio-tempo di Minkowski, essendo un punto galileiano, Sì, che una tale espressione delle GK sia molto particolare, lo si vede già dal fatto che è impossibile in generale mettere sotto una forma data le 10 quantità indipendenti di GK, no? Con una trasformazione di 4 coordinate spazio-temporali soltanto, perché quando voi fate le trasformazioni, cosa trasformate? Da uno spazio-tempo a un altro spazio-tempo, quindi da una molteplicità 4 certo, a sono un'altra quattro, 4, hai però ragione. questo 4 deve modificare 10 quantità. E allora come fate a determinare l'equazione con l'equazione? Quindi, un campo di gravitazione concreto non può essere escluso da alcuna trasformazione di coordinate spazio-temporali. In altre parole, in presenza di un campo di gravitazione, lo spazio-tempo è tale che le GK che determinano la sua metrica non possono essere ricondotte da alcuna trasformazione di coordinate spazio-temporali alla forma galileiana in tutto lo spazio. Quindi, è il concetto che c'è tra globale e locale. La teoria è locale. Un siffatto spazio-tempo si dice curvo, in contrapposizione allo spazio-tempo della relatività ristretta al sistema inerziale che è piatto. In uno spazio-tempo piatto la riduzione è possibile sempre. In uno spazio-tempo curvo, no. Quindi tutti gli spazi-tempi che sono generati unicamente in maniera non inerziale possono essere ridotti Lì No. c'è una differenza in questo modo. Ci possono essere riferimenti non inerziali che quindi ti danno una situazione di campi di forza, no? Però la metrica può essere piatta e mantenersi piatta. Oppure potrebbero essere, è questo che intendo dire, no? Situazioni non inerziali in cui anche la metrica cambia e diventa curva. Non inerziali in cui la metrica Cioè, noi diventa siamo in curva. uno spazio-tempo piatto, poi ci mettiamo con dei passaggi di trasformazione in una situazione di spazio-tempo non inerziale e gli elementi possono produrre una curvatura. E Io forse non ho capito un bel fico fino vabbè, adesso. ma infatti adesso non potete capire la fine No. della teoria, questo è l'inizio, vabbè, comunque fai la Ah, domanda. no, niente, allora mi E non sospendo. potete analizzare ogni parola che stiamo No, dicendo senza avere gli certo. strumenti in Certo. mano, No, no? Non siete d'accordo su questo no. No, punto? su questo punto assolutamente no. No, no, sul punto di avere gli strumenti. Sì, su quello sì, genericamente sì, ma No, mi rimane il certo. dubbio. Fai la tua. No, mi rimane il dubbio che va, da quello che abbiamo fatto fino adesso andrebbe da sé che in un sistema non inerziale ci deve essere una curvatura. E cosa abbiamo detto? Tu adesso hai appena detto che però potrebbe comunque rimanere in un sistema Allora, sta a sentire, piatto, ricapitoliamo. spazio-temporale. Supponiamo di essere in uno spazio-tempo inerziale, coordinate cartesiane. Poi vediamo una piattaforma che ruota. Allora, determiniamo il meccanismo di come ruota e costruiamo un sistema di riferimento riferito alla piattaforma che ruota e quindi ci trasferiamo nelle coordinate che ruotano. Sì. Trasferendoci lì, siamo dentro uno spazio-tempo che non è inerziale perché sta ruotando. Sì, ma Aspetta. localmente. Vabbè, ok, scusi, scusi. Cavolo di adesso localmente? Ogni volta che fai una trasformazione, è una trasformazione di punto, quindi è sempre locale. Non c'è una trasformazione globale. Quindi Ho la tua capito, obiezione però. non ha senso. No, sì, ok. Allora, hai la piattaforma che ruota, sei entrato nello spazio-tempo rotante e tu dici, è un sistema non inerziale, ci sono dei campi di forza e c'è l'equivalenza. E poi ti chiedi, ma la curvatura com'è? Abbiamo visto, la curvatura è nulla, quindi è ancora piatto il sistema. Oppure puoi entrare in un sistema rotante con delle rotazioni particolari.
in cui lo spazio-tempo non è più piatto. Quindi dovete distinguere tre livelli semantici: livelli. coordinate, il sistema di coordinate, riferimento, spazio-tempo. Li potete pensare tutti uniti, sì, a livello iniziale potete pensare che sono lo stesso concetto, perché se io voglio capire come è fatto uno spazio-tempo, guardo che sistemi di coordinate ci sono. Ma in realtà, anche se il livello della letteratura occidentale mantiene uniti Uniti. il concetto di sistema di coordinate e il concetto di sistema di riferimento, è giusto tenerli separati, perché il concetto di sistema di coordinate è un concetto più matematico, algebrico e geometrico che no. Il concetto di riferimento è un concetto fisico. E poi da questo generi il concetto di spazio-tempo. Quindi questi tre livelli, con l'acquisizione di tutto l'armamentario che avremo la capacità di tenerli separati quando Separati. ci servono e di tenerli uniti quando ci servono. Ma Sì. adesso a livello intuitivo ce li abbiamo tutti uniti e quindi non capiamo mai la Una situazione. cosa. Ok. Va bene cosa sto dicendo? No, Sì. ricordi il tipo che ci sentivo prima? Il sistema delle coordinate, il riferimento, il reticolo e lo spazio-tempo Il sistema delle non coordinate. è il reticolo. Il reticolo è proprio il riferimento fisico. Cioè, Lui scinde in modo da. e quindi bisogna tenerli presenti e distinti tutti e tre i livelli. Il sistema delle coordinate, cosa intende? L'insieme dei versori di base Allora, più se parli di il. versori, ti metti nella condizione geometrica, comunque, a piani di versori, no? Io parlo sempre di E quelli. vabbè, ma non esiste soltanto un sistema di coordinate geometrico. Infatti abbiamo avuto molta difficoltà in relatività ristretta a capire che esiste uno spazio delle velocità iperbolico. Vi ricordate quando abbiamo fatto il sistema accelerato? Nel sistema inerziale, ci siamo accorti che quella cosa lì la riprenderemo in modo che così ve la ribadisco, ve l'inchiodo, perché le velocità nella relatività ristretta appartengono a uno spazio iperbolico, a curvatura negativa, e lì l'avevamo visto, ma adesso non ve lo ricordate. No, a me è un po' mi ritorna. Comunque, allora, quando abbiamo una cosa che ci arricchisce, no? Perché impoverirci con pochi concetti? Sì, no, Manteniamoli. certo. Come impostazione. Bisogna essere padroni del mezzo geometrico, del mezzo algebrico e del mezzo topologico. Pensate che esiste una topologia differenziale, una topologia combinatoria, una topologia algebrica e Per quello una topologia generale. Capite? Ci sono tutte e ci che sono. la topologia la vedevo come Eh no, un perché quadro la molto topologia più algebrica non è espressivo l'algebra, della non è geometria. l'algebra. Appunto. E l'algebra è più vasta della topologia algebrica. Per non parlare delle categorie, quindi calma. Ce Io ho capito la distinzione. n'è. I tre livelli? Coordinate, riferimenti, Tra spazio. coordinate e geometria, tra algebra e geometria, cosa differenza? La capisco. La terza non l'ho capito, perché la Guarda, topologia, io so cos'è la sì, ma la terza topologia. qual è? Quando La dice la. Ecco, topologica, tu hai detto, la prima era un riferimento algebrico, che vuol dire che sotto deve avere una struttura, come dico io, deve avere una base, una cosa del genere. no, ci sono spazi che non hanno basi, eppure puoi fare fisica con quella roba lì, capisci? Cioè. Io sto parlando di quella algebrica, non di quella geometrica. Quella geometrica è quella, io intendo quella geometrica, quella reale, fisica. Fenomenologica, Fenomenologica. intendo. La logica geometrica è quella di base, fisica, quella delle cose che ci sono. Quella è la logica della geometria. L'algebra è un'interpretazione di questa, basata su sistemi di riferimento. La topologia è un mondo che non conosco, pure avendo insegnato un anno, non ho mai capito che cazzo servisse. Ho fatto ancora dispensa. Mica va. Allora.
Eh beh, dipende che tipo di topologia si è fatto. La geodetologia, la topologia era. Generale, o Sì, no? la topologia era legata all'algebra strata, quindi quello aperto, chiuso, le vecchiate Sì. lì. Io non ho capito che cazzo serve, cose che già si sapevano, un po' generalizzate, un po' più grandi, ma non ho capito nessuno nuovo, almeno per quello che ricordo Vabbè, no. io. Allora, no, Quindi è sbagliato come non è sbagliato. identificare la geometria come la base su cui Allora, della realtà, diciamo diciamo, di così, noi la fisica. geometria appartiene alla matematica, no? Come campo, giusto? È un ramo della matematica, ma è anche un ramo della fisica. Quindi io dico, la geometria è il punto di contatto tra la matematica e la fisica. Però col solito modo di dire che non è che il campo geometrico espresso dalla matematica e il campo geometrico espresso dalla fisica poi coincidono in tutti i dettagli. Il grosso coincide ed è un punto di contatto. Però la matematica ha tante sfaccettature, quelle tre che ho detto, e anche loro hanno un equivalente nella fisica. E quindi stiamo cercando di vedere tutti i vari momenti, con un po' di calma. Ciò non di meno, si può con un cambiamento di coordinate spazio-temporali conveniente, cioè quindi adesso siamo in uno spazio-tempo curvo, mettere le GK sotto forma galileiana in un punto arbitrario di uno spazio-tempo non galileiano. Questo si può fare sempre. Se tu mi stai dicendo che ogni matrice diagonale, simmetrica è diagonalizzabile, dicendo parole, detto in maniera greca, Vabbè, questo negli spazi lineari, per le trasformazioni e lineari. quella è così perché la matrice è solamente una matrice, è vero che ogni punto, cioè ogni punto può essere Ma puoi diagonalizzabile, sì farlo o no? in un punto. Sì, un punto, Certo, ma poi se vai verso l'intorno di quel punto, però. la perdi la diagonalizzazione, sei d'accordo? Un'altra diagonalizzazione. Cos'hai fatto? Allora, Cioè, sei nel punto no, A, poi. hai un'altra trasformazione che deve diagonalizzare, avrai delle D'accordo, ma trasformazioni. allora sei nel punto B, non sei più Sì, nel punto A. certo. Ma la diagonalizzazione del punto B non è la stessa diagonalizzazione del punto A. Ovvio E quindi quelle diagonali sono diverse, le G e K sono che no. diverse. Sì, ma è sempre diagonale, quindi rimangono E comunque infatti qui si comuni. sta dicendo, in ogni punto arbitrario è possibile ridurlo. Ciò consiste nel ridurre alla forma diagonale una forma quadratica a coefficienti costanti, le G e K nel punto dato. Diremo che un tale sistema di coordinate spazio-temporali e galileiano nel punto dato. La scelta di un tale sistema di coordinate spazio-temporali non significa ancora l'eliminazione del campo gravitazionale nell'elemento infinitesimale di quadrivolume scelto. Una tale eliminazione, che è sempre possibile in virtù del principio di equivalenza, significa qualcosa di più, ma lo vedremo in seguito. Che per ora io non ho capito, però vedremo in seguito. Notare che dopo aver ridotto in forma diagonale nel punto o evento, ricordate che il punto dello spazio-tempo è sempre un evento, Sì. dato, la metrica delle GK possiede un valore principale positivo e tre negativi. L'insieme di questi segni costituisce la segnatura della metrica. Dovuto a Minkowski, la segnatura della metrica era sempre la parte positiva attribuita allo spazio, tre Sì. segni positivi, e la parte negativa al tempo, no? Ora, nella metrica piatta è indifferente se si usa una o l'altra, nella metrica curva invece cambiano le cose e fra poco le vedremo. Ne risulta segnatamente che il determinante G della matrice delle G, lo chiameremo con la Determinante lettera G grande, piccolo, G sì. piccolo, il determinante della matrice GK. Quindi il determinante della GK è sempre negativo in uno spazio-tempo reale, dove la parola reale vuol dire non complesso, ma concreto, ovvero omologo a quello in cui ci siamo evoluti. G Ah, ok. minore di 0. È la proprietà 5 della metrica. E questa è una specie di, adesso mi salto, è un'ipotesi. Perché un'ipotesi? No, nel senso, No, allora, conveniamo. ricordiamoci che per determinare le trasformazioni di Einstein-Lorentz,
abbiamo un sistema di riferimento che scorre nella direzione di un altro che sta fermo, Sì. no? E c'è la velocità relativa. Ora, l'osservatore che sta in quello fermo accende una luce e quindi parte una sfera di luce, teoricamente. L'osservatore che è nel sistema in movimento, cosa vede? Una sfera di luce o no? Ovviamente non può vedere la stessa sfera di luce dell'altro, se no sarebbe fermo. Ecco, se rimaniamo a livello intuitivo pre-Einstein, dovrebbe vedere un ellissoide. Perché? Perché si muove. E quindi dovrebbe vedere quella sfera di luce a ellissoide. Invece, con Einstein, anche l'osservatore in movimento vede una sfera di luce. Ovviamente il centro della sfera di luce è un altro, non è lo Certo. stesso, però. Ecco, la condizione di vedere sempre una sfera di luce ci porta a prendere analiticamente, geometricamente, una sfera che è x quadro più y quadro più z quadro uguale a r quadro e porre r uguale a ct. Perché r cos'è? È il raggio della sfera che si dilata a velocità ct, a velocità c, vuol dire, man mano che passa il Sì. Sì. tempo. Allora potete legare tutto insieme e dire x quadro più y quadro più z quadro uguale c quadro t quadro. Vedete che l'omologia è con i segni più, perché stiamo dicendo che questa cosa, la geometria della sfera, è uguale a questa cosa che è la cinematica del movimento, la dinamica, va bene? Ora, questo qui è lo spazio fenomenologico. Dobbiamo prendere questa situazione e portarla in uno spazio astratto con una cosa che è banale. O portiamo tutta la parte spaziale geometrica di qua e quindi lasciamo uno zero, o prendiamo tutta la parte dinamica cinematica di qua e mettiamo il meno. Quindi possiamo fare le due spostamenti. O spostiamo il teorema di Pitagora di là e comunque cambia segni prima di tutto. E poi questa roba che adesso è tre segni più e un meno uguale a zero, oppure tre segni meno e un più uguale a zero, è uguale a zero. Quindi questo zero che è uguale, che cos'è questo zero? È il ds quadro. Quindi il ds quadro relativo a eventi luce è nullo. Vi ricordate? Ecco. Ed è proprio questo che ci dà le trasformazioni di Einstein-Lorentz, bene come condizione. Però avete visto che fattivamente proprio si devono contrapporre la parte spaziale e la parte temporale devono avere segni opposti per appartenere alla stessa omologia. Ci siamo? E quindi allora il determinante della G è negativo. Eccetera, negativo per questo motivo. Perché in realtà siamo sempre Cioè, noi, non mi nostro. ritorno una frase su come che diceva, che non ho detto bene. Ne risulta, allora, notare che dovevo aver ridotto in forma diagonale il volume principale che è negativo. Questo dopo la vera diagonalizzazione. La diagonalizzazione di per sé non fa questo, giusto? No, la diagonalizzazione cosa permette di dire? Permette di dire che sulla diagonale ci sono gli autovalori, Basta, ma gli certo. autovalori si portano dietro il segno algebrico, per Sì, loro ma struttura. la Non è la diagonalizzazione diagonalizzazione che produce il segno, è quello che dovrebbe accadere. rivela il segno dell'autovalore. Sì, ok, ma non una qualunque diagonalizzazione. No, no, qualunque. Qualunque. Certo. Infatti quando tu prendi... Cioè, allora, dicendo in maniera da Posso brutalmente dire, te lo matematica, dico. ogni matrice simmetrica è diagonalizzabile. Pappa alla meno 1 è uguale alla diagonale, no? Cioè, P è la matrice, P alla meno 1 l'opposta e A è la matrice che vuoi diagonalizzare. Sì. Quindi la lambda è uguale a P a P alla meno 1. Certo. Giusto? Sì. E P è quella di passaggio. Cosa fa lambda rispetto ad A? Ti fa vedere la struttura nascosta dentro A. Non capì, ma non tutte le autovalori hanno questa segnatura. Cioè, tu puoi avere una n, ti ho usato un'altra lingua adesso,
lambda è meno 1 uguale a i, uguale a non è i, è uguale a lambda i, giusto, come la chiami, la matrice degli autovalori sulla diagonale principale. Io sto solo chiedendo a livello algebrico, semplicemente, Allora, siccome quella aspetta, la matrice caratteristica dei segni lì da di dove viene questa quella? La matrice è domanda è. una proprietà topologica, si chiama genus. Cioè, se tu prendessi l'algebra delle matrici caratterizzate dalla tua trasformazione, no? Le matrici che corrispondono alla tua trasformazione, e di questa algebra di matrici ne fai uno spazio in modo da creare una varietà riemanniana, succede che questa varietà ha un genus. Genus vuol dire è una sfera. Allora, genus 0 è una ciambella, genus 1 vuol dire che c'è una lacuna. Quindi glielo devi mettere sulle spalle questa No, informazione. fa parte della struttura, la rivedi, non che la metti tu. Ho capito. E io puliamo tutto. Una qualunque matrice diagonale. Sei già diagonale, No, scusa. da diagonalizzare. Una qualunque matrice simmetrica. Allora, Non a. no, Non. qualunque, allora Non ci sono matrici che non puoi diagonalizzare, oh, certo, allora. chiaro. Ma allora puoi, però, con quella Perdonami, matrice non tutte diagonalizzabile, le matrici simmetriche sono sono diagonalizzabili. diagonalizzabili, ma non tutte le matrici simmetriche sono diagonalizzabili con quel genus lì. Andranno a cazzo, perché se no serve un solo sistema diagonalizzare. Invece la segnatura della diagonale, non è che tutti gli autovalori devono rispondere a questa cosa qua. Non è intrinseco nella simmetria questo fatto qua. Sì, che è proprio quello che vai a rivelare, è quell'invarianza, è quella lì la simmetria. La prima volta che lo sento, una matrice per diagonalizzare, di andare a trovare gli autovalori. Gli autovalori dipenderanno sicuramente da una forma, da una forma, dal teorema generale dell'algebra in cui dice che in uno spazio Sì, ma quando tu hai allo stesso tempo, cioè tutte le complesso. matrici simili hanno gli stessi autovalori, sei d'accordo? Quindi una famiglia di matrici simili hanno gli stessi autovalori, hanno lo stesso genus, hanno la stessa segnatura. Sì, ma da dove l'hai presa quella segnatura lì, meno 1, 1, 1? Ma questa che stiamo. Qui, in questo caso qua, perché ti arriva quel genere se non un altro? Perché dalla fisica, l'abbiamo visto, no? Oh, Una è la quindi parte spazio. gliel'hai imposto sopra. No, ne. Oh, No, Madonna no, no. mia! Ah, è questo il punto che voglio Non capire. gliel'ha imposto Quindi. nessuno perché questa qui non è una teoria matematica, è fisica. Allora il punto è questo: sei Sì, però d'accordo, vorrei capire come ricapitoliamo, mai. sei d'accordo che la sfera rappresentata in modo geometrico è x quadro Sì, più, questo l'avevo più già visto, ma poi uguale a r sì. quadro? Poi sei d'accordo che il processo fisico è r uguale a ct? Sì, Questi eh. due fatti, quello geometrico e quello fisico-cinematico, appartengono alla stessa fenomenologia. Quindi sono dalla tua parte. Se quindi li rendi uguali, hanno la stessa cosa. Cioè non puoi dire che una cosa è uguale a meno Non so, 6. fatto diciamo Quando quello. però fai emergere lo spazio-tempo, devi per forza vedere che si portano indietro il segno in modo opposto. Poi puoi scegliere di mettere i 3 più e il meno, oppure di No, questo mettere. l'ho capito, ma non dipende dalla diagonalizzabilità, dipende dal fatto che quella G cap devono interpretare che S quadro è Se non uguale riguarda a la 0. luce. Nasce da quello, la segnatura nasce da quell'equazione, non dalla diagonalizzabilità di per No, no, sé. aspetta, infatti, ma scusa, prima mi hai chiesto, ma è la diagonalizzazione che rivela la segnatura? No, Io anzi è ti ho detto diverso. sì, rivela la segnatura, ma non determina il segno della segnatura, la diagonalizzazione. La diagonalizzazione ha il solito valore come la va. Nei nostri casi, siccome deve essere anche che quella roba lì è uguale a zero, ossia la traccia deve essere nulla, giusto perché qui ci No, stiamo non è la traccia riducendo. nulla. No? Il DS quadro Quadrato, non è la traccia. il quadrato, quella roba lì, la somma dei quadrati deve essere nulla con quella segnatura, questo proprio lo impone sulla Ma se dici che lo diagonale. imponi, vuol dire che puoi scegliere di imporre quel valore o di importargliene un altro. Invece no, emerge. Se no Emerge, che. detto che questi sono i fatti della realtà.
In altri campi, se parlassimo invece di parlare di fisica, parlassimo di soldi, si può diagonalizzare diversamente. Questo voglio dire, perché devi fissarti sempre sullo spazio-tempo, perché tu stai Ma stiamo parlando studiando. di fisica, io mi Sì, ho fido. capito, ma non dipende dall'algebra, dipende dal fatto che tu hai messo. Ma io non ho mai detto che dipende dall'algebra, io ho Io detto ti ho che il chiesto, dipende processo, io ho dall'algebra. L'answer detto, is no, basta, allora, io ho capito? detto, il processo di diagonalizzazione ti fa vedere che segnatura ha, ma la segnatura appartiene alla struttura topologica dello spazio-tempo. Questo ti ho detto. Ti ho detto dall'inizio e sono rimasto fermo su quella posizione. Dove siamo? Qui. La questione della geometria spaziale in un campo. No, cosa? Un po' un filo filo. Sì. No, è qua che devo Sì, leggere eravamo questo. arrivati a prima, Sì. appena prima. Il cambiamento della metrica nello spazio-tempo implica anche il cambiamento della parte propriamente spaziale della metrica. Giusto? A gk galileiano in uno spazio-tempo piatto corrisponde una geometria euclidea di detto spazio. Sì, questo mi sembra connotato, no? Legato intrinsecamente all'un'altra. Ma con un campo gravitazionale la geometria dello spazio diventa non euclidea. È lì che, da lì che Ciò comincia. capita sia con i campi gravitazionali fenomenologicamente concreti nei quali lo spazio-tempo è curvo, sia con i campi che devono la loro esistenza fenomenologica a riferimenti non inerziali e che mantengono la piattezza dello spazio. Questi secondi io Questo faccio fatica a vuol dire questo, vuol figurarmi. dire questo. Non dovete associare spazio-tempo curvo, geometria non euclidea. In realtà, questo sì. Ma associare geometria non euclidea, quindi lo spazio-tempo è curvo, no. Ci può essere una geometria non euclidea dello spazio-tempo, ma lo spazio-tempo è sempre piatto. Questo è quello che sto dicendo. Però non dovete neppure associare quest'altro aspetto. Siccome i riferimenti inerziali, i campi equivalenti, producono uno spazio-tempo piatto, allora tutti i sistemi non inerziali producono uno spazio-tempo piatto. Non è detto. La questione della geometria spaziale in un campo di gravitazione verrà esaminata in dettaglio più avanti. Poi ne parliamo di quest'ultima frase che hai detto, però. Perché Sì. se quelli sono tensori, Secondo? se quelli sono tensori e quindi possono essere trasformati da determinati jacobiani, alla fine tutti i sistemi non inerziali devono essere appiattibili. Tutti, no, appiattibili, piatti. Perché? Sì, appiattibili, diciamo. Perché esistono. Se è un tensore lo puoi sempre trasformare con lo jacobiano, come abbiamo fatto prima, e ottenere una roba che è equivoca, che è omologa a Vabbè, uno spazio-tempo. piantiamo un coltello qua e poi discutiamo. Vabbè. Ok. La questione della geometria spaziale in un campo di gravitazione verrà No, è esaminata. sbagliato quello che ho detto dunque. Allora, in generale direi di no, perché stai pensando a questa situazione. Parto da uno spazio-tempo piatto, quindi so già che la topologia è piatta, vado in un sistema inerziale, quindi quello spazio-tempo deve essere per forza piatto, capito? Certo, questo lo dicevo Però così. è un E modo se per. però. E se È però la trasformazione che li lega, non a Sì, caso. però, sì, ma No, non siccome è la caso. trasformazione che la lega per il principio di covarianza generale deve essere qualunque trasformazione, puoi anche arrivare in uno spazio non inerziale, in un sistema di riferimento non inerziale che ti genera un campo. Sì, ma localmente trasformi sempre con uno jacobiano. Accidenti, localmente, allora, aspettate, Localmente sì, non quindi. parlate di localmente. In un punto puoi sempre ridurre sia che sia curvo che no. In una diagonalizzazione, quello sì, ma quello che cazzo c'entra? Adesso non c'entra Ok, niente. avrai jacobiani diversi, posti diversi, quindi in ogni posto avrai una possibilità di appiattirlo, però
è fatta diversa. Noi Sì, ma abbiamo guarda che non è, guarda che cambiato. non è così banale, perché quando tu sei nel punto A, non è che siamo nello spazio-tempo curvo, non è che in B ci vai come cavolo vuoi, perché questo B può essere distante da te, per dire, non dico Andromeda che è già vicina, ma capisci dove, e quindi non ci puoi andare. Ed è quello il problema di fare il trasporto parallelo per capire se quel Quello è quello. un Proprio perché non problema, ci puoi vero? andare. E quindi questo giochino qui, ti dico sì, ma non ti serve a niente. Volete gli strumenti? Quando avete gli strumenti, siete, non avete più bisogno di me, fate voi i calcoli e non mi create più problemi. Allora, questa frase, la questione della geometria spaziale in un campo di gravitazione verrà esaminata in dettaglio più avanti, implica questo fatto. Avete uno spazio-tempo. Quindi avete la metrica G, K. Potete ritagliarvi di questa metrica spazio-temporale una metrica spaziale. Lei vi parla dello spazio, capite? Che è un sottoinsieme dello spazio-tempo. E quindi dovrà emergere un tensore spaziale della metrica, che non ha la parte temporale. Quindi poi vediamo. È utile contribuire qui con un ragionamento semplice che illustra meglio l'apparire inevitabile di proprietà non euclidee dello spazio quando si passa ad un riferimento accelerato, ovvero non inerziale. Ecco, perché non inerziale vuol dire che è accelerato. Consideriamo due riferimenti, di cui uno, K, grande, è di inerzia, mentre l'altro, K grande primo, ruota uniformemente attorno all'asse comune Z di K. L'esempio di prima. Un cerchio nel piano XY del sistema K, quindi se non c'è l'accento siamo nel sistema inerziale, di centro nell'origine delle coordinate spazio-temporali è considerato altrettanto come un cerchio nel piano X'Y' di K'. Perché in effetti in K' l'unica cosa che cambia dello spazio-tempo è il piano X'Y', perché è lì che è ruotato, no? E tutto il resto però invece rimane com'era. Beh, non tutto proprio. I due assi perpendicolari al piano x' e y' si chiamano uno z', che coincide con z, e l'altro Beh, uno sei sulla giostra, l'altro sei sulla giostra. ct'. Ct' anche lui è perpendicolare x' e y'. Misurando la lunghezza della circonferenza e il suo diametro con l'aiuto di un regolo nel sistema K, K K è dentro la giostra o fuori dalla giostra? è di inerzia, non Quindi è c'è. fuori dalla Sì. giostra. K' è dentro la giostra. Mi hai fatto ridere È perché. un computer. Aspetta, mi hai fatto ridere perché nel No. sistema K che è di inerzia c'è la giostra, se no come cavolo faccio a vedere cosa fa? Appunto. Quindi tu mi hai detto che K quindi è fuori dalla giostra, vabbè, ma ci sono dei punti di K Tu che sei il sono papà o dove sei il c'è la bambino? giostra. Sì, ma tu sei il papà o sei il bambino? Questo è il mio ragionamento. Io sono Però il il, papà, io sono il sì, però il, nonno. pap però il Quindi papà. io sono il papà, sono capo o capo Sì, primo? ma No, mi scusi. il papà può stare anche sulla giostra. Sì, ma adesso era giusto per capirsi. D'accordo, sì. Capo è il nonno. K Capo primo. è il nonno e nipotino? Sì. K è il nonno, Capo è il K' nonno. è il Ok, perfetto. nipotino. Capo è il nonno. Giusto per capirsi. Misurando la lunghezza della circonferenza e il suo diametro con l'aiuto di un regolo nel sistema K, si ottengono i valori il cui rapporto è pi greco, poiché in K la geometria è euclidea e K è un riferimento inerziale, un riferimento di inerzia. Supponiamo ora che le misure siano fatte con un regolo immobile in K', quindi in realtà che si muove rispetto a K, partecipa della rotazione. Però in K' è immobile. Cioè non si muove dentro K'. Osservando questo processo a partire da K, Volte si scorcia, a volte si allunga questo cazzo di si vetro. trova che il regolo applicato tangenzialmente alla circonferenza Certo. subisce una contrazione di Fitzgerald-Lorentz, mentre esso non varia quando lo si applica radialmente. Di conseguenza il rapporto della lunghezza della circonferenza rispetto al suo diametro, fornito da tale misura, è più grande di pi Grande, greco, chiaro, quindi certo. una struttura iperbolica. Certo.
Nel caso generale di un campo di gravitazione variabile qualunque, non solo la metrica dello spazio non è euclidea, ma per giunta essa varia anche col tempo. Infatti il campo gravitazionale è variabile. Ciò significa che i rapporti tra le diverse distanze geometriche variano. Ne segue che la disposizione di particelle di prova introdotte nel campo non può essere invariabile in nessun sistema di coordinate spazio-temporali. In senso stretto, il numero delle particelle di prova deve essere superiore a 4, perché noi vogliamo sapere le 4 dimensioni. Poiché con 6 segmenti qualsiasi si può costruire un tetraedro, si può sempre, definendo adeguatamente il riferimento, fare in modo che un sistema di 4 particelle formi un tetraedro invariabile. A fortiori si può determinare l'immobilità relativa per un sistema di 3 o più particelle o 2 particelle. Perciò, se le particelle sono situate lungo una circonferenza qualsiasi e lungo il suo diametro, allora, poiché il rapporto tra la lunghezza della circonferenza e il diametro non è uguale a pi greco e varia col tempo, è chiaro che se le distanze tra le particelle non variano lungo il diametro, esse devono variare invece tra le particelle periferiche e viceversa. Se non variano tra le particelle periferiche, devono variare lungo il diametro. Di conseguenza, l'immobilità relativa di un sistema di corpi è generalmente impossibile in relatività generale. Questo implica due cose. Primo, che il tempo nello stesso sistema di riferimento varia da punto a punto. Secondo, che la distanza spaziale varia da coppia a coppia. E quindi non si possono fare confronti. Non riuscite da questa frase a vedere tutte le implicazioni possibili, perché bisogna avere gli strumenti. Però è un punto interessante. Cazzo, mi sembra distruttivo, niente di. In relazione con l'arbitrarietà nella scelta del riferimento, questa arbitrarietà è il principio di covarianza generale. In relatività generale, le leggi di natura devono essere scritte in una forma strutturale conveniente formalmente in ogni sistema di coordinate quadridimensionali, ovvero in forma covariante. Ripetita fra i In relazione con l'arbitrarietà nella scelta del riferimento, in relatività generale, le leggi di natura devono essere scritte in una forma strutturale conveniente formalmente in ogni sistema di coordinate quadridimensionali, ovvero in forma covariante. Principio di covarianza generale scoperto da Einstein. E sul principio di covarianza generale c'è tutta una discussione che sta durando da 110 anni, che non finisce più, sì. E che praticamente la letteratura internazionale non l'accetta. Capite? Non l'accetta come principio Fisico. fisico. Dice che non dice niente. C'è le cose che dice lui sempre ogni volta che. Perché in realtà. Però vabbè, adesso andiamo Aspetta, fammi leggere perché non è facile. La mitologia della scelta del riferimento. Se tu hai detto questa parola forma covariante. avanti. Sì, che poi è forma covariante quella lì degli indici anche. Adesso col paragrafo successivo capiamo cosa vuol dire covariante e Non controvariante. era questo, rispetto alla variante normale, cioè che sia covariante o controvariante, questo non mi crea problemi. Tu dici che in ogni forma le leggi della natura devono essere scritte in una forma strutturale, Sì, cioè è conveniente. forma tensoriale. Adesso, tuttavia, questa circostanza rispetto all'equivalenza che esiste in relatività ristretta tra tutti i sistemi di inerzia, cioè ogni sistema di inerzia rispetto a un altro è diverso, no? Perché lo stato del moto è diverso, però è equivalente. Sì, sono. Giusto? Invece, ogni sistema di riferimento in relatività generale con tutti gli altri, anche se sono espressi in modo covariante, i vari riferimenti non sono più equivalenti uno con l'altro. Tuttavia, questa circostanza rispetto all'equivalenza che esiste in relatività ristretta tra tutti i sistemi di inerzia non significa affatto equivalenza tra tutti questi sistemi di riferimento. Al contrario, le espressioni concrete dei fenomeni fisici,
così come le proprietà di movimento dei corpi, differiscono proprio a seconda del sistema di riferimento. Sì, è la parola conveniente. Conveniente formalmente. Formalmente, che cazzo vuol dire conveniente formalmente? Che ci puoi fare sopra i calcoli. Sì, Da una parte c'è un quadrato, dall'altra parte è un cubo, questo mi stai dicendo, e va bene uguale? Sì o no? Cioè, devo capire No, come cioè io credo che significhi funzionare. Se da una parte dici che la funzionale. roba diminuisce con il quadrato della distanza, dall'altra parte dici che diminuisce con un altro esponente, ma Ma cazzo! non puoi dire, ma cosa dici? Quello che sto dicendo vuol dire conveniente formalmente. Vuol dire funzionale all'espressività dei calcoli Insomma, possibili. non riesco a capire la frase, non riesco a capire l'italiano. Struttura Beh, pensa che conveniente. l'origine era russo, quindi. Conveniente, formalmente in ogni sistema di coordinate quadridimensionali. No, invece secondo Tu lo me, capisci cosa vuol dire? secondo, un sinonimo potrebbe essere veramente funzionale all'espressività dei calcoli, detto Che più si possa manipolare semplicemente, con i che si calcoli. possa manipolare. No, perché normalmente quando si parlava di invarianza, vuol dire che la forma dell'equazione era la stessa. La forma, se da La una parte forma, c'era un quadrato, ascolta, quindi avevo un la forma quadrato. covariante della legge è tutta dentro la struttura del tensore. Quindi, se un tensore si annulla, in tutti i sistemi, qualsiasi arbitrari, si deve annullare. Questa è la forma conveniente covariante. Se non ci fosse il tensore, questo strumento matematico che è il tensore, bisognerebbe trovare un altro adeguato strumento che abbia quest'invarianza qui in tutti i sistemi. Cioè il tensore, E perché oltre il tensore. linguisticamente la Quindi questa invarianza dichiarato è in per questo modo. l'invarianza sotto trasformazioni. Sì, però è covarianza, non invarianza, perché c'è anche l'invarianza, ed è un Sì, altro e concetto ancora. covarianze sono trasformazioni di tipo tensoriale. No, aspetta, Quindi no, momento. La scelta del riferimento è una trasformazione di punto qualsiasi. Quindi sì. no, è indifferente che lei sia covariante o no. Però la legge fisica che in un dato sistema ha espresso in forma tensoriale, dicendo che quel tensore è nullo, con la trasformazione del riferimento, il tensore deve trasformarsi in un altro tensore che in quel riferimento continua a dire che è nullo. Posso chiedere, ma come mai da 110 anni pensano che siano vacue queste Perché nel cose? So che è 17 una c'è stato domanda da bambino, un matematico no? tedesco che ha cominciato a interloquire con articoli scientifici con Einstein dicendo che il principio di covarianza generale non dice niente dal punto di vista fisico, perché dice soltanto che tu scegli una forma di trasformazione matematica e vabbè, quindi è un principio matematico. Einstein ha detto sì, sono d'accordo perché per togliersi dalle palle. Adesso tutti Hanno preso citano un. lui, anche Einstein ha detto che è vero, il principio di covarianza generale è un principio matematico finita lì. Invece Einstein poi, non in quell'ambito, in un altro ambito ha detto però le leggi devono essere espresse in una forma elegante e semplice rispetto alla natura. Questa semplicità e eleganza rende il principio di covarianza generale un principio fisico, capito? Non matematico. Quindi dei concetti di estetica matematica sono fisici. Però questa cosa è così difficile da capire, prima facciamo tutti i nostri lavori e poi vediamo. No, per me è piove sul bagnato, perché, però mi immagino Come che pensi? potesse essere resa irrilevante Che cosa? la semplicità e l'eleganza come due proprietà. Dirac è
è stato spinto, mosso da semplicità e eleganza, che sono i principi di Einstein, e ha trovato l'equazione dell'elettrone della Madonna. Come mai però sono Ma gli altri indietro sono loro? Gretti, cosa ti devo dire? Sono greti davvero, no? No, no, Come... lui è il prototipo, ma voglio Io sono il prototipo della grettezza. dire. Senza approfondire, cominciamo così vedete di che roba si Sì, tratta. bene. Coordinate curvilinee. Poiché lo studio dei campi di gravitazione o dei campi equivalenti esige l'esame dei fenomeni in sistemi di riferimento arbitrari, si dovrà sviluppare la geometria a quattro dimensioni in una forma valida per coordinate spazio-temporali curviline arbitrarie. Però qui questa frase vale anche dicendo si dovrà sviluppare l'algebra, si dovrà sviluppare la geometria, la topologia e così, capito? Dentro la parola geometria, cioè diremo geometria, ma stiamo dicendo tutto il resto. Però, cazzo, non si può dire un altro nome più generale, Schema perché non va sennò... bene. No, lascia perdere. Però... Ce l'avete? Allora, Un nome che racchiuda tutto. no, perché allora uno sa che torna sempre, io torno indietro, cioè, la geometria che cos'è alla fine? È un fatto fisico, non lo so neanche io, vuol dire. Due triangoli sono equivalenti, se li puoi ruotare, sono rapporre, sono stringere. Ci deve essere qualche cosa che lega le cose insieme. Quindi io non so cos'è la geometria. Sommariamente lo so, diciamo, ma solo questo. Capisco cosa tu voglia dire, Però ma la cosa soprattutto divertente è che si parla di voglia... geometria, però tutto quello che si fa è algebra. Sì, perché poi ti devi Per aprire. cui topologia sarebbe Ma meglio. no, Però perché tu dice dici che no, se non l'algebra basta. non ti crede, quei numeri lì sono dei numeri veri e propri nel marco, quei numeri sono. E hanno un senso solamente se sono il numero di versori di una qualche base in un certo punto. Se no non avrebbe senso, neanche loro avrebbero sempre il loro senso. Quindi, è come quando dici 20 dollari. 20 è un numero, dollari non è un Comunque, numero. vabbè, diciamo una cosa banalissima. Dollaro è un G, foglio di carta. GK, E quindi lì ci vuole le due GK cose nascono è assieme il prodotto perché scalare di quei versori che dice lui. E IK per E, IK. quindi io mi immagino che tu mi parlerai adesso di velocità e di accelerazione. No. Che cazzo mi vuoi Di dire? strutture algebriche. Di accelerazione non parlerai mai. Ma l'accelerazione non è così rilevante. No, ho fatto una domanda, non è che sarà rilevante o meno, mi parlerai quindi di velocità e accelerazione? Quando faremo Anzi, applicazioni? No. qui non ne parli. Scusa, c'è un'altra roba. Ricordiamoci che c'era una roba che si è semplificata e che è passata in cavalleria. E Qual è la cosa che si è? chi si ricorda più? Però era una roba sulla quale dicevamo, canto però lì. Questa roba qua al quadrato si semplifica e Da vedremo. Ma lui sai da sempre chi ha imparato? da chi? Ha imparato da un grande maestro che si chiamava Feynman, che diceva sempre: nel prossimo capitolo vi spiegherò che cosa. Poi quando era il capitolo dopo si dice: e là me l'ho spiegato. Non era vero un No, cazzo. E lui sto però, dai. scherzo l'ha fatta almeno 4-5 volte. Lui gli ha Io ci ho confessato perso che delle si è ore, ci ho formato perso. con i matematici russi. Feynman è un Matematici grande russi, figura. ma lascia di vabbè, sono belli i No, non matematici ti russi. Sì, ma piacciono. poi anche con tutti gli altri. Cioè, Ah. Beh, vabbè, non però... ho trascurato nessuno. No, quindi... Persino con Landau. No, ma Landau che sto citando è un matematico tedesco. È una cosa, guarda, quel persona, una cosa schifosissima. Edmund Landau, non lo conoscete? La O di Landau. Ah, no, di oh, Non è di Landau il fisico, ah è del no, è di matematico, di questo quell'altro. Ah. matematico. Però è stato un grande anche lui. Consideriamo la trasformazione da un sistema di coordinate spazio-temporali x0, x1, x2, x3, indici controvarianti, ad un altro x'0, x'1, x2, x3, sempre controvarianti. Scusa, perché metti l'apice prima e dopo del numero non cambia niente Perché questo? la caratteristica è x'. Sì, lo so, ma sono Pensa che la tendenza molto, moderna lo scriverò dopo è quella di molto. scrivere x0 e poi 0'.
Sì, io invece zero primo. Ma è la tendenza moderna. È sbagliato. Quando prima. No, è solo per capirci, non cambiano, vuol dire, No, è la no, stessa è cosa. la stessa. No, no, è la stessa cosa, Apice di però apice. è chiaro che è più furbo metterlo primo perché è x che è primo, non lo zero che è primo. Ma mi sono scritto x zero primo, pensavo che fosse la Ma in stessa quel caso cosa. lì il primo non è riferito alla x, è riferito allo zero No, primo. riferito al sistema di riferimento, però. Non E dovevo beh, il sistema di riferimento è rivelato rimettere. dall'indice, no? Non dal corpo della lettera. Ok, Poi va bene. c'è la convenzione di Penrose degli indici astratti, che tu non vuoi accettare, però la useremo dopo, quando useremo la parte Cosa moderna. sono quelli? No, Relazioni di no. Coriolis. Consideriamo la trasformazione da un sistema di coordinate spazio-temporali, quello, all'altro. E com'è questa trasformazione? Tramite una funzione. E adesso dice xi uguale. La caratteristica della funzione, in realtà abbiamo bisogno di quattro funzioni. Qui come nome è la fi, no? Però c'è l'abitudine matematica e anche fisica di dire perché uso tante lettere. Quindi la caratteristica chiamarla ancora x. E Certo. quindi verrebbe xi uguale xi, però Sì. uno non capirebbe più niente, no? Qui, Certo. per il momento. Per il momento quindi sto mettendo la f, ma adesso la f sparisce. X uguale fi x' 0, x' 1, x' 2, x' 3. Le fi sono funzioni. Ora, quando abbiamo questo passaggio da una parte all'altra, i differenziali delle coordinate spazio-temporali si trasformano secondo queste formule. Cioè, il dxi, quello senza l'accento, è uguale alla derivata dell'xi rispetto a quelli con l'accento per il differenziale dell'accento. Quindi guardate dove vanno gli accenti, sotto. Avete visto che l'accento va sotto nella derivata, dico. Certo, sì. Ecco. Si chiama quadrivettore controvariante qualunque insieme di quattro quantità AI che si trasforma durante un cambiamento di coordinate spazio-temporali come differenziali delle coordinate. E quindi se adesso abbiamo l'oggetto AI, l'omologo sarebbe l'oggetto A'I. E vediamo che AI si trasforma come dxi su dx' k a primo k, allora diciamo che questo quadrivettore è un quadrivettore controvariante. Se non mettessimo per niente gli indici qua, potremmo dire quadrivettore controvariante A uguale qui quadrivettore controvariante A'. E poi dovremmo capire subito che dobbiamo fare dxi su dx', cioè il primo deve stare sotto perché questo qui te lo ricorda. Quindi è solo questo che ci dice se è controvariante oppure no. Perché? Perché consideriamo una funzione φ scalare qualsiasi, che però dipende dal punto, no? Da xi. Se facciamo quello che si chiama la divergenza, cioè il dφ su dxi, si chiama, no, come si chiama? Ma gradiente, no? Gradiente, Quello non che divergenza, dovrebbe gradiente. Allora, il dφ su dxi a che cosa è uguale? È uguale a dφ su dx', dx' su k su dxi, quindi quello che lui chiama jacobiano, che è la cosa che ho illuminato, non è lo jacobiano. Il determinante di questo è lo jacobiano. Qui dobbiamo capirci, per me lo jacobiano è la matrice jacobiana, non lo jacobiano punto è il determinante della matrice jacobiana, così che tu intendi. Lo jacobiano è il determinante Della della. matrice jacobiana, Sì. questa frase è giusta? Allora Perché così va bene. no, perché non Quindi, confonderci. questa cosa qui. Prossima volta io provo jacobiano per dire la matrice No, jacobiana, è no, sbagliato, no. No, che è scusami. sbagliata. Dipende come uno è No, ma abituato. sono abituato così, tutto questo. Lo Quindi, jacobiano questo era. qui non è. Non chiamo jacobiano la matrice Jacobiano, jacobiana. che è la stessa cosa. Che differisce da 7, vedete che differisce perché gli x' stanno sopra. E Certo. allora questo si chiama quadrivettore covariante. Quindi allora succede che qualunque insieme di quattro quantità AI sotto, che si trasforma durante un cambiamento di coordinate di spazio-temporali come le derivate di uno scalare, quindi AI sotto uguale dx' sopra k dx, quindi le x hanno sempre la forma controvariante, no? Per A' K covariante, allora questo qui è la trasformazione di un covariante. Questa è la trasformazione di un controvariante, questa è quella di un covariante. È chiaro? So, è solo questa la definizione tra i due. Possiamo anche dire così: x sono le vecchie, x' sono le nuove, allora il controvariante è derivato rispetto alle nuove,
il covariante è derivato rispetto alle vecchie. Così vi è chiaro. Allo stesso modo si definiscono, ricordatevi che un quadrivettore, che cos'è? È un quadritensore di rango di ordine 1, cioè perché ha un solo indice. Allo stesso modo si definiscono i quadritensori dei diversi ordini. Perciò un quadritensore controvariante di ordine 2 è un insieme di 4x4, 16 quantità che si trasformano come il prodotto di due vettori controvarianti. Cioè secondo la legge, quindi se sono controvarianti tutte e due devono stare con le x' sotto, no? Quindi rispetto alle nuove. Quindi ik uguale di xi su di x' l, devo cambiare l'indice, di xk su di x' m, poi la l e la m lo saturo con qua, a' lm, e quindi mi rimane libero ik, perché l ed m sono saturi, e quindi tutta questa quantità in realtà è un tensore del secondo ordine perché ci sono i e k liberi e quindi lo posso raggruppare come a i k. E questa è la trasformazione di un quadritensore controvariante. Però adesso non è che possiamo fermarci. Certo che sì. Era solo per farvi capire Io dicevo cos'è la situazione qua. no, no, è tardi, tardi. Comunque, No, riprendiamo da qua la ok, prossima per volta. me va benissimo di qua, per me va bene, perché va bene, perfetto, perfetto. Adesso, come? Cosa fai? Spengo, no? Spengo il compressore. Che cosa? Eh? No, c'è uno che mi chiede amicizia. Ma Marco? Marco è in ferie. Oh, cazzo. Chi è? Non lo conosco. Va bene, chiudiamo. Non va bene cosa stiamo facendo, sì? Certo. Sì.